Cioè, nel momento in cui commetti una truffa e sai sostanzialmente che non vai in galera, perché questo è quello che accade, è chiaro che diventa un po' difficile anche per le forze dell'ordine arginare queste ondate. Dare precauzione e tutto il resto va bene, ma la questione reale è che questa gente, questi truffatori, o li metti dentro o li sanzioni pesantemente togliendogli la libertà, se no questi diventano semplicemente dei professionisti tra i professionisti del crimine. 9.112 nei primi sei mesi dell'anno sono tante, significano un fenomeno che va in quella direzione. Cioè, sono quelle denunciate, perché poi c'è anche, io questo ne so qualcuno. Tanti quando, anziani che si vergognano. Io quando, facevo, quando ero sindaco avevo il problema del mercato settimanale dove c'erano quelli truffati o anche col borseggio. La vergogna ad ammettere di essere caduti nell'inganno. Di essere stati gabbati, no? Di essere caduti nelle mani del truffatore. Truffatore.